Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video, se no è questo il mio canale. Lasciate stare assolutamente questi capelli, questa faccia mezza struccata, mezza no, ho soltanto il mascara. Ma ahimè, è lunedì anche per me, però adesso inizieranno le vacanze, io sono felicissima. Vi faccio questa breve intro perché il video che vedrete adesso è la seconda parte dell'ultimo video che ho pubblicato, quindi il video dove rispondo alle vostre domande mentre assaggio gli snack americani. Quindi essendo la seconda parte, però non doveva essere la seconda parte, ho deciso arbitrariamente mentre editavo il video farla diventare la seconda parte, non ci sono due intro, ma una che ho usato per lo scorso video, quindi adesso vi faccio questa intro. E vi anticipo anche una cosa, probabilmente spero di riuscire a pubblicare un video al giorno, tipo fino ai primi di gennaio. Allora, io ci provo, ok? Io ci provo. Voi mandatemi feedback positivi, mandatemi vibes positive, io ci provo. Vediamo se riesco a pubblicare un video al giorno, tipo fino al 2-3 gennaio. E nulla, un'altra cosa che mi sono dimenticata di dire nella seconda parte del video è che tutti gli snack che ho assaggiato durante il video mi sono stati inviati da American Uncle, che è un brand appunto che vende tutti i snack americani, e che c'è anche un codice sconto che è GAIAMEI 5 per avere 5 euro di sconto su ordini da 15 euro in su. Quindi un ordine da 15 euro lo pagherete 10 euro con il mio sconto, ve lo dico perché per gli interessati. Per gli interessati. Nulla, quindi adesso vi lascio al video e fatemi altre domande qua sotto se volete vedere un altro video dove rispondo alle domandine che mi fate. Farai un video sui tuoi regali di Natale? Sì. Anche se non dovessi ricevere nulla, io lo farò. Così starò così 8 minuti. E poi scapperò in Messico. Sì, farò un video dei miei regali di Natale, sempre di base, non per vantarmi, anche perché sapete che non sono ricca, la mia famiglia non è ricca, il mio giro di amici non sono. Probabilmente saranno cose molto tranquille, proprio regali fatti, capito? Col pensiero, anche solo il pensiero, però sì, mi piace condividere anche i regali che mi fanno con voi, quindi lo farò. No, brand con cui hai collaborato preferito. Questa domanda mi è piaciuta un sacco, non l'avevo mai ricevuta. Cioè, il brand con cui ho preferito collaborare. Io collaboro con tanti brand, devo dire. Ultimamente mi sono dato una calmata per il semplice fatto che ho smesso di starci tanto dietro ai brand, non so perché, per la scuola, per gli impegni sicuramente, però riprenderò. Comunque, veramente collaborare con dei brand mi ha dato tanto, secondo me. A livello di insegnamento, per capire come funziona quella parte lì che ci sta dietro ogni content creator, io lavoro da sola, non ho un'agenzia, l'avevo avuta, poi sono uscita dall'agenzia, fatto se adesso lavoro da sola, mi trovo molto molto bene a lavorare da sola, preferisco onestamente, per come sono fatta io, per come. Ad esempio, American Uncle, con cui collaboro da un 3-4 mesi, mi sta piacendo molto, mi piace come lavorano, sono super carini, un team, io ho parlato solo con ragazze, super gentile e tutto. Un altro brand con cui mi è piaciuto molto collaborare, sì. Sicuramente Lady Shop, li amo. Poi io parlo sempre con la stessa, diciamo, ragazza di Lady Shop ed è un amore. Quindi mi piace molto collaborare con Lady Shop. Non so se si può definire brand, però Scuola Zoo. News, novità, non lo so. Ana Luisa, mi è piaciuto molto per i gioielli. Gellen per gli smalt. Davvero tante persone. Io cerco di scartare tutti quei brand che già capisco a primo impatto che non sono di qualità, che non mi piacciono, che mi puzzano un po'. Li cerco di scartare. Anche la collaborazione con Shein, chiaramente mi è piaciuta tantissimo. Ho fatto crescere un sacco su YouTube. Però un po' ho smesso di collaborarci, anche se vedrete un video tutto dedicato al Natale. Quindi ci sto collaborando un po' meno, l'avrete sicuramente notato. Per delle scelte che sto facendo, per dei cambiamenti di idee. Però mi hanno sempre trattato strabene. Ho parlato con due referenti diversi, entrambi referenti. Adesso parlo con una referente italiana che è un amore. Io ti giuro, è un amore, veramente un amore. Però anche il referente con cui parlavo prima era super carino, super disponibile. Ogni mia idea loro ci sono, davvero top. Ci sono state anche le brutte esperienze. Andiamo avanti! Cosa farei per Natale? Capodanno. Prossima domanda, lo vedrete. Cosa farò per Capodanno? Basta. Mangiamo qualcos'altro. Volevo troppo assaggiarli. Allora, li assaggio qua con voi. Assaggio questi Kit Kat al gusto caffè. Vi prego. Vi prego, ero troppo tentata. Mentre leggo la domanda. La domanda è: sei soddisfatta di quello che hai creato nei social? Penso di essere sui social. Mamma mia, esce un odore di caffè assurdo. Sono molto soddisfatta di quello che ho creato sui social, però voglio fare di più. Voglio crescere a livello di contenuti, voglio crescere a livello di. Boh, non lo so. Sono arrivata qui, voglio arrivare ancora più in alto. Proprio a livello però non di numeri in sé, ma di contenuti. Anche di numeri, chiaramente, però chi se ne frega. Andiamo a assaggiare questo amore. Guardate, è strano. Allora, è un po' strano come cosa, perché è tipo bianco e sotto invece è tipo fondente. Vado ad assaggiare. È una liquirizia, non credo. Io sento la liquirizia. Onesta? Mi aspettavo meglio. 7. Forse devo farci l'abitudine. Passiamo alle ultime due domande per oggi.
Cos'è per te la felicità? Io che cerco di riassumere cos'è per te la felicità, tipo la gente si interroga da 5.000 anni su cos'è la felicità. Arrivo io, allora, ve lo spiego subito cos'è la felicità. Allora, la felicità? No, non lo so cos'è. Per me la felicità è stare tranquilla nel chilling, non avere preoccupazioni o avere preoccupazioni che mi piacciono. Quindi per me la felicità è avere un'idea geniale e voler continuare quell'idea e tipo essere super felice per quell'idea e dire io sono un genio. Cioè, chiamatemi Einstein, chiamatemi non lo so, sono un genio, devo continuare su sta cosa, facciamo il botto. Avere un'idea geniale per me è la felicità, per me la felicità pure stare tranquilla un sacco. Cioè quando sono tipo sul divano che leggo, anche con altre persone, però io che leggo tranquilla così nel cinema, non avere diciamo stress. Per me la felicità, cioè poter permettermi di fermarmi, di leggere, di farmi i fatti miei, di guardarmi un video su YouTube. Guardarmi un video su YouTube, così durante la giornata fermarmi a guardare un video su YouTube, per me quello lì è un momento felice. Rispondere ai commenti, per me è un momento felice. Per me la felicità, tante cose, tante cose. Non ho una singola cosa a cui attribuire la felicità. Non dico la felicità è essere a quella determinata ora, a quella determinata. No, no. Tante varie cose che mi mettono di buon umore e che mi fanno stare felice in quel determinato momento, diciamo, se così si può dire. Ultima domanda. Last but not least, I wanna thank me. Pium, 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 pium. No. Assaggiamo l'ultima cosa. Assaggeremo questa caramella. Allora, ci sono questi cosi che sono buonissimi e io li ho assaggiati già su TikTok. Però ne ho soltanto un altro rimasto, quindi non lo voglio sprecare adesso, perché tra poco devo cenare. Quindi non lo voglio sprecare, quindi non lo assaggerò per ora. Assaggerò questa caramella che tanto, essendo che io non sono un amante di caramelle, non sto sprecando. Questa caramella qua. Io che parlo a voi come se stessi parlando a me stessa nella mia testa, ma dettagli. L'ultima domanda è cosa stai leggendo? Allora, sto ancora leggendo la canzone di Achille, se lo so faccio schifo, però non ricordatemelo, ma perché sono stata interrotta da altre letture. Ad esempio, stiamo leggendo un libro con la scuola che si chiama... È molto bello, aspettate che ve lo dico. Perché questo qua mi dice che divento più forte se mi mangio questa caramella? Non ho capito. Allora, penso che rimarrà con me per sempre perché mi si è attaccata all'apparecchio. Ora mi cadono i denti. Ogni mattina Jenin. Ecco come si chiama il libro. Io dico Jenin, forse dice Yenin. Non lo so, però è molto carino. Cioè, molto bello. Parla dei sionisti, della guerra arabi, ebrei, Palestina, cosa, molto carina. Fino adesso come storia sono arrivata a pagina 114, 363. E poi la canzone di Achille e sono arrivata, lo dico così. È rimasta attaccata, vabbè. Sono arrivata a 242 di 323. Non sono troppo indietro, vi prego, io sono brava. Mancava la intro e mancava anche l'outro, quindi questa qua sono io che vi saluto gentilmente. Ci vediamo domani, spero, onestamente, non ne sono sicura, però spero domani con un altro video. E nulla, state sintonizzati perché vedrete tantissime nuove cose. Spero davvero di riuscire a pubblicare un video al giorno. Ci provo, ok? Io ci provo. L'importante è provarci, secondo me. Ditemi se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace, seguire su Instagram e su TikTok e noi ci vediamo al prossimo video.